Questa mattina le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine sono qui a San Giorgio a Cremano, dove fra poco sarà celebrata una cerimonia molto molto importante. Sarà dedicata a questa piazza, la piazza dove ha sede il municipio, il comune di San Giorgio a Cremano, a Carlo di Borbone, sottratta giustamente probabilmente a Vittorio Emanuele. Seguite il servizio. Giorgio Zino fa autore di questa straordinaria iniziativa. I Borbone finalmente si riappropriano della storia e anche della piazza. Alla Carlona non deriva da Carlo di Borbone, ma da Carlo Magno, che faceva le cose un pochino alla Carlona, sindaco. I discendenti per ramo dinastico sono il ramo spagnolo. Stamattina non sono qua, non sono stati invitati, come mai? Allora, buongiorno a tutti. Noi oggi inauguriamo non le discendenze borboniche, neoborboniche o qualsiasi genere. Noi oggi tributiamo a un uomo che ha dato molto al nostro territorio un giusto spazio, colui che ha creato la reggia di Portici, dalla quale sono nate le ville settecentesche di cui si fregia il comune di San Giorgio a Cremano, e quindi a lui tributiamo ciò. Non lo tributiamo alle dinastie dinastiche di nessun genere, né francese né spagnola. Oggi c'è chi ci vuole essere, abbiamo invitato tutti coloro che volevano essere invitati. Chi c'è è bene e ci fa piacere che c'è, chi non c'è non ci voleva essere e magari verrà la prossima volta quando vogliono. Va benissimo, il 26 aprile verrà a Napoli Carlo Don Pedro di Borbone, diretto discendente della casa reale spagnola. Ci sarai al Duomo di Napoli? Io non vado alle varie iniziative, se vengo invitato perché no, voglio dire, ma se vuole venire a San Giorgio a Cremano, così come hanno fatto altre persone, è ben lieto di ricevere coloro che vogliono rappresentare pezzi di storia e ricordare persone importanti del nostro territorio. Chi riconosce San Giorgio a Cremano come città importante sotto il livello storico è benvenuto. Abbiamo ricevuto la richiesta di visita da parte di Beatrice di Borbone, l'abbiamo oggi con noi. Se qualcun altro vorrà intervenire, con piacere li accogliamo. Benvenuti a tutti, grazie per essere qui oggi, perché questa è una giornata epocale, non solo per la città di San Giorgio a Cremano, ma per tutti coloro che riconoscono in Carlo di Borbone l'operato e quindi il patrimonio che ha lasciato qui in questa città, ma in generale soprattutto nel Miglio d'Oro e poi chiaramente nel meridione d'Italia. Noi oggi abbiamo voluto rendere omaggio a Carlo di Borbone attraverso, diciamo, una serie anche di appuntamenti, nel senso che abbiamo cadenzato questa giornata dedicata appunto alla intitolazione ufficiale della piazza principale della città Carlo di Borbone attraverso tanti piccoli avvenimenti che consentono a tutti voi di partecipare, sapendo quanto questo evento e questa decisione sia sentita. È giusto quello che riproduce proprio, quindi non ditemi. Ecco qua. Compagnia del professore Vincenzo Gulì, storico ma soprattutto appassionato di borbonismo, se possiamo dire. Stamattina, professore, sarà indicata questa piazza a Carlo di Borbone. Stranamente non sono presenti a questa cerimonia nessuno del ramo spagnolo della famiglia, che storicamente sono la discendenza dinastica diretta. Sì, ci sono diversi discendenti di Borbone, sono stati contattati questi qua del ramo francese, così detto, ma l'importante è che sia tolta la piazza all'usurpatore Vittorio Emanuele. Io da San Giorgese doc, quindi sono felice e contento di essere stato in mezzo a questo progetto, che è un progetto proprio per riprendere la nostra identità, che per tanto tempo, troppo tempo, è stata tenuta nascosta con tutti i problemi conseguenti. Quindi oggi è una grande festa, una grande giornata che spero si allarghi sempre di più nel meridione, in cui ci sono ancora troppi targhe, troppi monumenti che sono dedicati ai nostri usurpatori per l'ignoranza dei sindaci e dei cittadini locali. Ecco, noi siamo orgogliosi di non essere ignoranti. Sì, in effetti non è una questione che io definirei politica, ma storica.
è un po' surreale che alla famiglia dei Borbone, che hanno fatto tantissimo, parliamo ovviamente degli aspetti positivi perché sono stati pure di negativi, per i nostri territori, siano stati in qualche modo cancellati dal nostro territorio e dalla memoria storica, a differenza di un'altra famiglia che oggettivamente è stata molto meno presente e ha fatto molte meno cose sui nostri territori. Quindi non solo è giusto dal punto di vista storico, ma anche un riconoscimento a chi ha governato lasciando delle tracce positive.